E allora, cari amici, dalle fonti del Corallo, il centro commerciale qua a Livorno, io mi trovo in compagnia di Roberto Salvadori, è il responsabile della Publi Event, ovvero l'azienda che ha organizzato la città dei sogni. Che cos'è la città dei sogni? Intanto io preannuncio che vedremo delle immagini bellissime. Prego Roberto. Allora, buonasera a tutti. La città dei sogni è un evento didattico, è un concorso didattico per il territorio di Livorno, che abbiamo organizzato appunto nel centro commerciale qui alla Fonti del Corallo, ed è un evento dove diamo la possibilità ai bambini delle scuole del territorio di Livorno, e non solo ai bambini delle scuole ma anche a quelli che frequentano il centro commerciale, di preparare dei lavori su come vorrebbero la città del futuro, di come sognano la città del loro futuro. Dunque, lavori che non hanno nessun tipo di di limite di fantasia, nel senso che i lavori vengono preparati come i bambini desiderano. Dunque ci saranno disegni piuttosto che plastici, piuttosto che lavori fatti con la carta e tante altre cose. È un evento appunto che è servito a cercare di avvicinare il territorio di Livorno al centro commerciale, e tra l'altro è un evento che ha visto già diverse tappe nel territorio italiano, in particolare a Roma, dove si è stata fatta una tappa molto significativa, dove hanno partecipato tante scuole. L'abbiamo ripetuto qua anche a Livorno, sembra con ottimi risultati, tant'è che abbiamo dovuto allestire anche un'area supplementare giù a livello meno uno, poiché sono arrivati tantissimi lavori da diverse scuole, da diversi posti di tutta la città. Dunque, un evento che cerca appunto di avvicinare i bambini e le famiglie dei bambini al centro commerciale. Devo dire che ci siete riusciti alla grande, perché oggi è davvero una giornata di festa. Tra l'altro siamo in periodo prenatalizio, quindi insomma le famiglie sono anche, diciamo, predisposte a giornate di questo tipo. Siamo in attesa adesso della premiazione, perché ci sono tre premi importanti per i singoli e un premio importante invece per la classe. Sì, abbiamo deciso insieme alla direzione del centro commerciale e agli operatori di prevedere appunto quattro premiazioni. Per la classe che appunto vincerà per il lavoro appunto di gruppo, daremo un viaggio e una fattura didattica, dunque legato anche al tema del concorso didattico, e invece ci sono diversi tipi di enciclopedie per i tre vincitori singoli, e in più poi tutti i partecipanti che hanno aderito alla manifestazione avranno comunque un attestato di partecipazione come ricordo appunto dell'evento. Complimenti, perché la città dei sogni ci piace molto, è un'idea molto nobile. Andiamo ad alzare la musica e via al divertimento. A dopo, grazie. Jessica ha avuto a che fare con i bambini che hanno creato in questo laboratorio al centro commerciale. Com'è andata? È andata benissimo, è stata una bellissima esperienza e mi sono veramente divertita tanto. I bambini hanno tanta creatività, tanta fantasia e sono stati molto carini, e abbiamo fatto tutti i disegni, dei progetti, insomma ciò che desideravano fare l'abbiamo fatto. Quali sono stati i materiali che avete messo a disposizione dei bimbi? Dunque, principalmente per colorare abbiamo usato pennarelli, matite, pastelli a cera e le tempere. E poi abbiamo usato dei cartoncini colorati di vario colore, e in più per fare progetti abbiamo usato del materiale di polisterolo e dei legnetti, dei bastoncini di legno e anche del DAS. Senti, c'è qualcosa di particolare legato a queste giornate? Qualcosa che ti ha fatto sorridere? Ma sicuramente i bambini, e loro sono veramente, mi sono divertita con loro molto e non saprei. Io so che tu hai fatto un piccolo progetto e lo hai nascosto, camuffato in mezzo agli altri, è vero? Sì, più di uno. Quando diventerai un bimbo come noi, fan di mollica, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo mai. Con le mie scarpe di zuppa e pan bagnato, il vestitino di carta colorato,
farò i dispetti a chi sarà cattivo e sarò buono con chi mi dice bravo. Faccio festa per 30 giorni al mese, il calendario per me lo sai non ha sorprese. Natale, Pasqua, Epifania, Ferragosto, sempre no. Vogliamo fare un altro? Allora, questi qua davanti, che vi vedo dagli aggressivi, ce la devono mettere tutta. Riproviamo, note? Uno, due, tre. Ora sì, ora ci siamo. Allora, questo deve essere l'applauso che accompagnerà la premiazione, mi raccomando. Non si possono fare le linguacce alla telecamera, perché sennò me li licenziano subito, immediatamente. E poi invece a te ti vengono a cercare, perché poi per Natale non ti portano niente. Hai già chiesto qualcosa a Babbo Natale? Sì. Che cosa? Lo possiamo sapere? Ah, scappa! Io so perché scappa, perché non ha chiesto una cosa, mi avrà chiesto 7-8. Allora, vediamo un po', mentre aspettiamo, mi dicono allora dalla regia tecnica che tra 10 minuti partiamo con questa mega galattica premiazione. Mi fa piacere che vi siete raccolti tutti qua, anche perché magari ci sono persone che non sanno